notizie della partita, qui siamo al gol, gol che viene deciso da Pippo Inzaghi, anzi la partita che viene decisa dal gol di Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi, che ho ricordato prima, disputava la sua 80esima partita nelle Coppe Europee, la 40esima con il Milan. Il solito Pippo Inzaghi, insomma, ci si aspettava di vedere lui e lui si è visto, no? È una garanzia quando c'è da far gol, vincere la gara, lui ci mette lo zampino, è sempre lì al posto giusto, al momento giusto. Qui vediamo una conclusione di Georgiev, che già era stato pericoloso proprio all'inizio partita, qui un tentativo di Girardino, Girardino che evidentemente non riesce a rompere il ghiaccio nella Coppa dei Campioni e Champions League, e qui questo tentativo di Žigić, ovviamente nei minuti finali, come ha sottolineato anche Carletto Ancelotti, si è vista di più la stella rossa, anche se il Milan non è riuscito a capitalizzare al meglio le azioni che ha costruito. Sì, ha avuto tantissime occasioni da rete, la stella rossa non è parsa, una squadra fortissima, una squadra soprattutto nella fase difensiva attenta, il Milan ha qualità enormemente superiori a quelle dei serbi e con un po' più di condizioni maggiore sicuramente a Belgrado fra 15 giorni farà meglio. E qui vediamo Gurkuf, il giocatore cui aveva fatto riferimento prima Marco Francioso, ma anche Carletto Ancelotti, e qui attenzione a questo tentativo di Gjorkic, il giocatore entrato nel finale della partita. Milan dunque che vince e conquista così la sua 100esima vittoria in Coppa dei Campioni o Champions League. Il prossimo appuntamento con il calcio di Canale 5 è per venerdì, quando ci sarà il trofeo Birra Moretti da Napoli con Inter Milan e con Napoli, Inter e Juventus. Bene, noi ci fermiamo qui da Bruno Longhi e Aldo Sereno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.